Ciao ragazzi e benvenuti da Emanuele di Lega Hyrule. Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre si sono tenute le premiazioni dei Game Awards e in questa occasione sono stati mostrati due video su The Legend of Zelda Breath of the Wild, un trailer e un gameplay. Il video del trailer si apre con una pergamena, quindi probabilmente si utilizzerà questo espediente per raccontare le vicende precedenti a quanto succederà nel gioco, in modo simile a come già visto in Wind Waker e in Skyward Sword. Dall'occhio Shake accade una lacrima, sostituita poi da degli alberi che appaiono apparentemente spogli, e questo potrebbe significare che gli Sheikah piangono per la distruzione di Hyrule, oppure che grazie alle loro lacrime sono potuti crescere gli alberi. Infatti gli Sheikah sono stati i primi abitanti di Hyrule, e dopo alcuni fotogrammi di alberi, diciamo così, veri, vediamo un'altra immagine su pergamena sulla quale alcune figure antropomorfe svolgono dei lavori. Il primo a sinistra ha un'accetta con la quale sta tagliando la legna. Il secondo ara la terra e il terzo si sta prendendo cura di un germoglio. La presenza del cavallo con sopra dei pacchi può suggerire che queste persone non sono soltanto agricoltori, ma anche allevatori e mercanti. Cambio di scena e finalmente vediamo una persona. Il primo uomo di Hyrule vivo, oltre a Link e all'anziano. Questo è un soldato e non è il solo. Altri due guerrieri stanno affrontando altrettanti Bublin blu. È importante notare a sinistra un guardiano che sembra non funzionante e infatti non si muove. Questi soldati non sono Link. Fino all'invenzione dell'automobile, se si dovevano percorrere lunghe distanze, era possibile lasciare il proprio cavallo stanco presso un locale attrezzato e prenderne un altro per proseguire il viaggio. È possibile che questo edificio sia qualcosa di simile. Si notano decorazioni con i cavalli e oltretutto, sopra il tetto, è presente una gigantesca testa di cavallo. Un villaggio, forse Calbarico o più simile al villaggio Tauro di Twilight Princess. E quelle che stanno coltivando sembrano carote. Dove sono finite le zucche? Finora non avevamo ancora visto lui, Link. Eccolo qua. Possiede già la spada suprema e si potrebbe pensare che quindi questa scena sia ambientata molto avanti nel corso del gioco. D'improvviso appare Falco, che si dirige verso un aeromobile visibile anche dall'altopiano isolato nella demo. Forse è un discendente dei falchi viaggiatori di Wind Waker, e il fatto che possegga un arco potrebbe significare il fatto che sia un guerriero. Ma sarà un alleato o un avversario? Una ragazza. Data la presenza del castello di Hyrule, Zelda dovrebbe essere una principessa. Ma allora perché indossa questo abbigliamento con i guanti a mezze dita e porta con sé una borsetta come fa Link? E inoltre, che cosa ha in mano? La calamità di Ganon che si sprigiona dal castello e distrugge il borgo di Hyrule. Questa fontana è decisamente quella di Twilight Princess. E Link viene circondato da una cosa che sembra talco, ma non è e serve a darti la depressione. Questa persona a sinistra potrebbe non essere la ragazza vista prima, poiché è vestita in modo diverso. D'accordo, non è una motivazione valida, dato che Zelda è stata vista in diverse vesti, in Ocarina of Time, in Wind Waker, in Twilight Princess e Skyward Sword. Secondo me il video non mostra le sequenze in ordine cronologico, ecco perché ho provato a rimontarlo. Passiamo al video di gameplay.
Questo pappagallo di nome Cass potrebbe essere un conoscente del falco visto nell'altro trailer. E dato che aiuta Link, forse nemmeno l'altro è un nemico. E quando più avanti nell'avventura si riuscirà a salire sull'aeromobile, forse si potrebbe riuscire a ottenere l'arco di quel falco, che, a differenza di quelli che si trovano in giro, potrebbe avere qualche caratteristica speciale, come per esempio il fatto di essere indistruttibile. Cass ci dice che dove la bocca del dragone incontra le fauci del serpente, un sacrario è assopito nella foresta con un nobile scopo. Ma questo serpente non credo sia quello visto nel primissimo trailer. Questo. Poiché l'ambiente è molto diverso. Entrati nella foresta, incontriamo dei nemici simili ai Lizalfos che dispongono di attacchi elettrici. Link, inoltre, dispone di un equipaggiamento mai visto prima e di uno scudo simile a quelli dei soldati di altri giochi, come Twilight Princess o Hyrule Warriors. Infine, incontriamo un mostro che in italiano è chiamato Grublin e in inglese Moblin, decisamente più spaventoso rispetto a Wind Waker. In fondo alla grotta è presente una statua della dea Ilia illuminata. Benché Cass parli di un sacrario, forse dove ci sono queste statue si entra in sacrari diversi da quelli delle prove dei monaci, i più classici dungeon. E la presenza di quella statua mi fa pensare che forse, anche nel santuario del tempo dell'altopiano, sotterraneo o in un'altra epoca, come in Twilight Princess, potrebbe esserci un dungeon, ma per accedere a quello occorre prima completare gli altri dungeon, come questo del video di gameplay. Per finire, ecco a cosa servono i nuovi 4 amiibo della serie The Legend of Zelda 30° anniversario in Breath of the Wild. Link 8-bit da The Legend of Zelda per NES farà apparire un numero casuale di barili al cui interno si possono trovare delle rupie. Link da Ocarina of Time farà apparire un numero casuale di fette di carne. Link cartone da Wind Waker farà apparire un numero casuale di pesci. Zelda cartone da The Wind Waker farà apparire un numero casuale di piante. Questi alimenti sono molto utili nel corso dell'avventura, poiché tagliando l'erba non si trovano cuori come negli altri giochi. Quindi l'unico modo per ricaricare la vita è cucinare questi alimenti secondo varie ricette. Voi avete notato qualche altro dettaglio in questi video? Fatecelo sapere lasciando un commento al video oppure sulla nostra pagina facebook.com/legahyrule. A presto!